La Chapelle Oise, il circolo circasso circassiano, questi alcuni dei balli popolari eseguiti nei locali della parrocchia di San Pietro durante il laboratorio di danze popolari dell'Università Senza Età. Si incontrano ogni settimana il mercoledì nel tardo pomeriggio per imparare i passi di quei balli popolari che fanno parte della tradizione di diversi paesi del mondo e danzare a livello amatoriale per un'oretta. Sono circa una decina le corsiste che partecipano al laboratorio, curato dalla volontaria Alessandra Giunta, appassionata di danze popolari. Una mia amica me l'ha detto, dice vuoi venire che c'è un corso di danza? Io sono venuta e mi sono trovata benissimo. Sta per concludersi il primo quadrimestre dell'Università Senza Età, con gli ultimi incontri anche degli altri corsi, inglese, la storia controversa e astri che non si spengono, uomini illustri e astronomia. A febbraio comincerà invece il secondo quadrimestre. Siamo alle battute finali di questo primo quadrimestre, di questo ulteriore anno vissuto all'insegna della formazione culturale, della formazione relazionale. Ricordo sempre che l'Università Senza Età è un progetto socio-caritativo-culturale. Diverse sono state le adesioni dei quattro corsi che abbiamo portato avanti, che si concluderanno in queste ultime settimane di gennaio. Siamo in attesa del nuovo programma, della programmazione del secondo quadrimestre che si avvierà poi ai primi di febbraio. Avremo modo poi di comunicare alla cittadinanza nel momento in cui i manifesti e le locandine saranno pronti per avvisare tutti coloro che desiderano partecipare a questi corsi che ricordo sono gratuiti e sono aperti a tutti per vivere dei momenti di condivisione e di crescita culturale e nello stare insieme. Tutti i docenti che fanno parte dei corsi, sia quelli in maniera occasionale e settimanale, sia in maniera stabile, vengono tutti gratuitamente e sono tutti dei volontari che svolgono questo servizio nei confronti della cittadinanza.